Buongiorno a tutti, benvenuti nel modulo Lina Huida Usher You, Lina risponde 56. Oggi ce ne occuperemo del primo argomento della nostra grammatica del film Uomini Ci Kan Jong Adien Shaju, che sarebbe Yu Fa Gui Fan, saranno gli argomenti della grammatica, diciamo in modo più approfondito, in senso di HSK. HSK Zi Hui Bei Kao Shou Zi. Ecco, questo è il titolo del nostro libro che sto traducendo per voi e cerco di spiegarvi anche con gli esempi che cosa è requisiti minimo indispensabili per andare anche a imparare per andare a fare l'esame di HSK, che in italiano si dice HSK, ok? Allora andiamo a vedere che cosa dice qua. Fani he zi shao li na. Allora sono io che lo traduco e che lo presento. Il primo punto sarà a tan zi he ju zi. Tan zi vuol dire l'interiezione, invece ju zi vuol dire la particella grammaticale che è ausiliare. E il secondo punto sarà il modo di distinguere le due particelle che sono a e pa, quello ba che si mette in fondo. Ok. Allora, vi ringrazio che mi guardate, non dimenticate di iscrivervi al canale per poter scaricare il materiale che vi metto per voi, stampatelo e lo seguite con me, perché c'è bisogno qua di seguire un po' i caratteri per poter capire che cosa vi spiego, perché non riuscirò tutto a scriverlo sulla lavagna, perché perciò ho preferito spiegarvelo e che lo seguiste insieme a me. Allora, iniziamo. Cominciamo con A primo tono come tanz, che vuol dire interiezione. Grammaticalmente che vuol dire? A biao shi ji nia huo zan tan. Ji nia vuol dire sorpresa, zan tan vuol dire lodare per ammirare. Allora abbiamo detto esprime sorpresa oppure lodare per ammirare. Le due frasi sono A xia yu la, A zhe de fen jin zhen mei. Tutte queste frasi che sono gli esempi li ho messi con le stelline, asterischi, potete provare a tradurle. Può esprimere anche Kei biao shi ju fu, che vuol dire consiglio, Qin qiu dui fan de isa, oppure il significato di sollecitare il compagno. Per esempio, Zai xue xiao yao tin lao shi de hua a. Mintian women chu xian shan ba a. Ecco qua, questo è molto interessante, questa frase, perché ci sono tutti e due particelle che noi stiamo per vedere nel nostro punto secondo. Sono sia pa che a. Il secondo punto de a, quando si legge come secondo tono a, du a sh, de sh ho, che vuol dire quando si legge come A di secondo tono, biao shi yi wen, yi wen vuol dire questione, huo fan wen, che vuol dire oppure domanda retorica. Ah, ni hai pu zhi dao? Questa è una domanda. Se non l'ho pronunciato bene, allora dovete capirlo. Il terzo è lo stesso A, ma è proprio il quarto tono. Du a sh biao sh dain. Dain vuol dire acconsentire. Min bai guo lai, che vuol dire capire. Aver paura e hai pa. E ton ton, sentire dolore. A hao de wo ye chu. Questo è acconsentire. A wo dong la. Questo è min bai guo lai. A ten se wo la. Che mi fa male, male da morire mi fa. Ok, adesso vediamo la particella A come juz, che vuol dire particella grammaticale qua. Allora, il primo uso è yon zai ju wei biao shi chen zan de yu qi,
usata nella fine della frase, alla coda, Zhu Wei, esprime maniera di elogiare. Du hao de yi ge xiao huo zi a. Ok? Il secondo significato, yong zai zhu wei biao shi kan din, cui zu, din zhu, den yu qi, usato nella fine della frase o coda, può esprimere con la maniera di parlare, kan din è la sicurezza, cui zu è dare fretta o far qualcuno affrettarsi, oppure din zhu, raccomandare. Ni shuo de due a, ni kuai shuo a, oppure ni mingjie ni dinyao lai a. Ok, questa è la raccomandazione. Il terzo modo di usare di questa particella è yong zai zhu wei biao shi yi wen de yu qi, usato nella fine o nella coda della frase per fare domanda. Ni he bu he cha a. Il quarto modo di usare è yong zai zhu zhong shao zuo jin jun biao shi in qi zhu yi, usato nel mezzo della frase, mezzo che vuol dire giù, John, con tono leggermente sospeso, cioè un po' si ferma, che vuol dire Shao Zuo Tin Jun, esprime attirare l'attenzione di qualcuno. Attirare l'attenzione di qualcuno è In Ci Giui. Ok, per esempio, Ta Shuo si huan kan, jiu si huan kan shu. Ok, e qua si fa, diciamo, questa pausa che è il tono un po' sospeso, no? Ta a, jiu si huan kan shu. Ok, il quinto modo di usare è yong zai jiu e zhong biao shi lie jiu, usato nel mezzo della frase, esprime elencare qualcosa o fare elenco. Va usato dopo ogni elemento elencato. Per esempio, Wo chu guo hian duo nan fan cheng shi, Shanghai a, Hangzhou a, Suzhou a, Wo dou chu guo. Zhui, qua dice che si deve stare attento, attenzione. A yong zai zhu wei huo zhu zhong, shou dao qian yi yan jie wei yin de yin xiang, fa yin hui fa shen bian hua, ye ke yi xie chen ya wa na den zi. Attenzione, a usato sia nella frase, nella fine frase, sia nel mezzo della frase, può subire cambiamento nella pronuncia e non solo. Si può chiamare non solo A, può diventare Ya, Wa, Na, On, Ga, a seconda della parte finale della sillaba che la precede. La forma scritta di A può rimanere inalterata o mutare in Ya, Wa e Na. Potete vederli che vi ho messo nel materiale. Adesso vediamo il nostro secondo punto. Distinguere le due particelle A da Ba, che sono così. Biao shi yi wen yu qi shi, a zhu yao yong yu, de zhe wen zhu, xuan zhe wen zhu, zhen fan wen zhu. Per esprimere domanda usando a, sia molto importante usare le domande aperte. Le domande aperte sono de zhe wen zhu, xuan zhe wen zhu sono scelta multipla, e Zhen Fan Wen Ju, che vuol dire le domande retoriche. Esempi. Ni shenme shi hou qu a? Ni shi qu a hai shi bu qu a? Ni mingjian qu bu qu a? Che questi si possono fare a tutti, diciamo, possibili variazioni. Pa yong yu shi fei wen ju. Hanyo zai zi de yu qi. Invece pa va usato nelle domande sì no, che sono, si chiamano shi fei wen ju. Shi e fei, shi e sì, e fei e no, un altro modo per dire no. Wen ju sono le frasi interrogative.
Allora si chiamano domande sì, no, perché puoi rispondere sia con sì o con no. Contenenti una maniera di tirare a indovinare. Han Yo Zai Zi De Yu Qi. Zai Zi De Yu Qi che tu ce l'hai alla disposizione a indovinare la maniera, no? Esempi. Ni Ye Xu Kan Suo La Ba. Ok, non ve la traduco, voi trovate il modo di tradurla. Poi vediamo A e Pa. Dou Ke Yi Yong Yu Qi She Ju. Biao She Qin Qiu. Cui Zu Min Lin Deng Yu Qi. Ru A Pa vuol dire ambedue possono essere usate nelle frasi imperative che sono Qi She Ju. Con la maniera di pregare sono Qin Qiu, pressare, Cui Zu, Min Lin sono dare ordini. Da Yu Qi maniera, no? Allora, per esempio. Ni quai shuo a, qua si può mettere anche ni quai shuo ba, ok? Allora, poi dice così: a hai kei biao shi ti xin jin gao jin zhi den yu qi ru. Dice che a inoltre può esprimere ancora ricordare che ti xin, jin gao è avvertire. Jinji, che vuol dire vietare. Per esempio, Ni Yao Jui An Chuan A. Min Tian Pu Xiu Chi Dao A. Ziao Sheli Pu Nan Chou Yen A. Ok, questo è vietare, no? Adesso vediamo Pa. Pa I Pan Pu Biao Shi Zhi Zhong Yu Qi. Pa invece non può esprimere i sopra elencati, tutte queste cose lì non si può usare. A Ke Yon Yu Gan Tan Ju. Ju Zhong Chan Yon Duo Duoma Gen Den Ci. Biao Shi Zan Mei Sin Fen Yi Han Jin Ji Den Yu Qi. Allora, A dice viene usato per esprimere esclamazione nel mezzo della frase, si può usare duo, duoma e gen, esprimendo apprezzo, eccitazione, dispiacere, sorpresa. Esempi, Nikan, ta pao da duo quai a. Invece, pa non si può o non può essere usato così. Non puoi mettere duoma a, gen da a. Duo A, qua non esiste questa, diciamo, combinazione. Allora, con questo ho finito il materiale di oggi. Vi lascio in pace per poterlo digerire. Vedete bene gli esempi, non sono difficili. Vi auguro buon studio e vi do appuntamento alla prossima. Arrivederci, Zaijian.